Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, siccome me l'avete chiesto in tanti, vi mostrerò come funziona la banca su blockchain PointPay. È una domanda che ho ricevuto molto spesso. Ho fatto dei video, diciamo, sul progetto, sulla fase di ICO che si è conclusa da poco. Vi mostrerò un po' anche quelli che sono stati, diciamo, tra virgolette, i miei profitti che ancora non ho preso, e vi mostrerò come funziona questa banca, appunto, che ha tutte le funzioni di una banca e che funziona su blockchain. È un progetto avviato da poco. Vedremo se avrà diciamo questo enorme successo. Vi mostrerò le funzioni base e diciamo un po' tutte le funzioni che ha a livello di banca, perché è definita appunto una banca. Prima di iniziare, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non lo avete fatto. Lasciate un mi piace a questo video, disintegrate il tasto del like e adesso iniziamo. Benvenuto a chi non mi conosce, sono Salvatore. Andiamo. Eccoci qua, ragazzi, ci troviamo all'interno del mio conto appunto su PointPay. Qua vediamo il saldo totale. Nella home principale vediamo il saldo totale, ovviamente nella sezione banca. Ha varie sezioni, adesso le andremo a vedere una ad una. Salto la sezione token sale perché, ragazzi, la presale è finita appunto da poco. Per chi avesse seguito dei video sa che il token adesso non è più possibile acquistarlo in fase di presale, ma dovrà sostanzialmente essere scambiato. Quindi basterà depositare qualche cripto sulla piattaforma e andare nell'exchange e scambiarlo appunto per PXP. Ovviamente il prezzo è notevolmente aumentato. Adesso mi pare che sia arrivato a 0,50 centesimi di dollaro. Quando l'ho acquistato io, molto tempo fa, ragazzi, costavano pochi centesimi, mi pare circa 10 centesimi o se non di meno un centesimo di dollaro, non mi ricordo. Comunque, io comprai quasi 100 dollari di PXP, adesso sono diventati totale 614 dollari. Questo è per capire. Saltiamo la sezione punto token sale e andiamo direttamente a vedere la sezione banca, che è la principale che troviamo appunto nella schermata. Ovviamente a me qua total balance mi porta a 541, perché non conta, diciamo, quelli che ho nel wallet, che sono due sezioni diverse, e adesso andremo a vedere. Nella sezione banca vediamo tutte le cripto, e qui le vedremo tutte quelle che andremo a depositare, che possiamo sostanzialmente utilizzare con la nostra carta. Essendo che ha appunto tutte le funzioni di una banca, ragazzi, sarà possibile, grazie a PointPay, avere dei prestiti, ordinare una carta di credito, ormai come fanno tantissime exchange, anche Binance, Crypto.com, sapete benissimo, ed è possibile utilizzare la carta appunto con le criptovalute. Quindi anche per questo è definita una banca, avendo anche la funzione dei prestiti, che non andremo ad approfondire, ragazzi. Funzionano un po' tutti quanti allo stesso modo. Dovete mettere un collaterale, quindi, che vi dirà ovviamente la piattaforma, deciderete il tempo che durerà il prestito e pagherete degli interessi. Questo è ovviamente potete utilizzare questi prestiti per ricevere degli interessi, anche perché a sua volta, depositando su PointPay, potete vedere qui degli interessi semplici su Bitcoin, addirittura il 6%, 4,60 su Ethereum, 8% su Tether. E ovviamente dovrete spostarli su questo è l'interesse annuale su checking account. Se li spostate sul saving account, quindi li bloccate, sostanzialmente riuscirete a ricevere l'8% annuale. Gli interessi, tutto sommato, ragazzi, sono davvero interessanti, nel senso che un 8% su USDT non è male. Adesso vi stavo dicendo, ragazzi, gli interessi non sono niente male, anche un 8% su USDT, su SDC, sono stablecoin, sono davvero interessanti. 6% su Bitcoin non è niente male. Addirittura offre un 30% invece su PXP, che ovviamente, ragazzi, sono interessi altissimi perché parliamo della cripto appunto di PointPay. Quindi, se avete intenzione di depositare nel vostro saving account i vostri PXP e avete magari guardate questo progetto nel lungo termine, potete ricevere un 30% annuale, che è un interesse davvero davvero alto. Quindi, già analizzando la sezione bank di PointPay, possiamo renderci conto che effettivamente ha funzioni interessanti, ha interessi interessanti. Vedremo i volumi, che saranno la cosa davvero davvero importante per quanto riguarda anche l'exchange, ragazzi, che è una cosa importante. La sezione buy crypto, un po' come Binance, appunto, che ci permette di comprare qualsiasi le criptovalute presenti nel sito di PointPay, ovviamente tramite Visa o Mastercard.
tramite trasferimento bancario, SEPA, Apple Pay, Samsung, Google Pay, SEPA, e vendere tramite, se avete intenzione di scambiare le vostre cripto per euro, potete farlo tramite queste funzioni. Quindi magari è davvero facile, andiamo a vederlo un attimo così. Basterà inserire la cripto in questione, quanto in cosa volete pagare, ragazzi, sostanzialmente. E riceverete anche un bonus in PixP. Continuate, inserite i dati della carta e pagate, così via, anche per il trasferimento bancario, quindi il bonifico e tutte le altre modalità di pagamento, anche Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, che sono comunque non supportate da tutti. Poi c'è l'exchange, ovviamente, ragazzi, funziona anche da exchange, quindi avrà la funzione base di scambio semplice, di scambio, diciamo, un po' più da trading, chiamiamolo così, un po' più avanzato per chi magari non sa. Quindi potete mettere un ordine in mercato al limite con uno stop loss e fare un vero e proprio trading. Quindi ovviamente non ha tantissime cripto ancora per il momento, vedremo un po' i volumi, ragazzi, che non sembrano grandissimi, ma comunque per il momento ovviamente è ancora una fase di ICO chiusa da poco, quindi vedremo, anche se questo token sarà listato su altre piattaforme, ma comunque l'exchange sembra funzionare abbastanza bene. Anche il quick exchange, che è lo scambio veloce come fa appunto Binance, selezionando soltanto le due cripto e cliccando semplicemente sul scambio. Questo è l'exchange, anche classico invece quello che abbiamo visto poco fa. Apply for listing è se volete listare la vostra cripto, e poi ha la tra virgolette sezione cripto scuro, ragazzi, proprio come Binance. Infatti PointPay, a mio parere, somiglia tantissimo a Binance, anche perché ha sostanzialmente le stesse funzioni, e anche tra l'altro Binance ha la Binance Academy, mentre PointPay ha la Crypto School, alla fine è la stessa cosa. Non è ricca di contenuti come appunto Binance, che ha anche contenuti in italiano tra l'altro, e ovviamente Binance è a un livello molto molto avanzato rispetto a PointPay, ma comunque sostanzialmente, ragazzi, le funzioni sono quelle. Infatti, andando a vedere il wallet, ragazzi, funziona veramente identico a è come se fosse il wallet spot di Binance. Quindi qui ci sono tutte le crypto, vedete, non sono tantissime, ne aggiungerà altre probabilmente in futuro, e è semplicissima da utilizzare come interfaccia, semplice da vedere il tuo portafoglio. Mandare e ricevere le cripto è davvero facile, basterà inserire gli indirizzi, vedrete lo storico magari delle vostre transazioni, settaggi, comprare PixP tokens, ma non penso che in questo caso Katia non ce lo fa fare, quindi quello che si può fare, almeno credo, è dovrebbe permetterci di scambiarli, o magari può darsi che in questo momento abbia chiuso gli scambi in PixP, infatti qua non ce la dà. Vediamo se nel classico exchange è possibile comprare PixP oppure effettivamente è chiusa la prevendita. E quindi no, ragazzi, in questo momento non è possibile in nessun modo comprare PixP. Quindi mi dispiace per chi non ci è riuscito ancora. Se aveva intenzione di comprarli, purtroppo è finita la fase di ICO. Molto probabilmente aumenterà ancora di prezzo, e quando ci saranno i vari listing, non sappiamo ancora dove sarà listato questo token, se sarà soltanto listato su PointPay, appunto. E quindi magari non avrà un valore elevatissimo, mentre se dovesse essere listato su qualche exchange importante, magari faccio l'esempio di Binance o exchange del genere, comunque potrebbe subire un grosso aumento di valore. Io ho attualmente 614 dollari, non li ho scambiati, li tengo ancora perché mi piace come progetto, l'ho portato tempo fa nei miei video sul mio canale. Per chi mi segue ha letto e ha già visto alcuni altri video. E è un progetto in cui credo. Probabilmente è un exchange che avrà magari anche un discreto volume, e quindi un discreto successo. Ovviamente c'è una mappa, una roadmap che hanno seguito tutti i passi, hanno rispettato tutti i passi, e quindi probabilmente nei futuri obiettivi li continueranno a rispettare, e quindi questo progetto potrebbe, chissà, andare davvero avanti e avere un enorme successo, ma questo lo vedremo. Ragazzi, abbiamo visto il funzionamento davvero davvero facile come interfaccia. Se c'è qualcosa che non sapete fare, scrivetemelo nei commenti, magari farò un approfondimento, ma essenzialmente le funzioni, ragazzi, se utilizzate già Binance, saprete sicuramente, capirete come utilizzare anche questa piattaforma, che è davvero facile. Comunque, se ci dovesse essere qualcosa che non riuscite a fare, magari fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate appunto di questo progetto.
disintegrate il tasto del like, mi raccomando ragazzi, noi ci vediamo ogni giorno alle 14 con un nuovo video e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto.